Principale protagonista di questa bellissima cavalcata che ha fatto appassionare milioni di italiani è Davide Mazzanti, è l'allenatore della squadra medaglia d'argento, vice campione del mondo. Dovremmo averlo con noi al telefono. C'è Mazzanti? Sì, ciao, buonasera. Salve, salve. Un applauso ideale naturalmente per questa bella impresa. Ma se l'aspettava, insomma, voi avete fatto sognare gli italiani, se lo sarebbe aspettato, meglio di tanti allenatori del calcio che hanno mancato i loro obiettivi. Qualcuno, io ho letto, insomma, che lei in qualche modo non l'ha detta a nessuno, ma se l'era tranquillamente immaginato questo epilogo. No, nel senso che tutta la squadra, me compreso, aveva un sogno nel cassetto. E noi non ci siamo messi a tavolino dicendo vogliamo raggiungere questo obiettivo. E quindi quando mi dicono se ce lo siamo immaginato, sì, poi raggiungerlo era tutta un'altra cosa. Allora, noi abbiamo visto la reazione anche oggi di alcune ragazze meravigliose, però qualche, non dico disagio, alla domanda che un po' ci siamo fatti anche noi. Arrivati a quel punto, bisogna dire peccato, bravissime, o uno sportivo, un atleta deve dire sì, però sono arrivato fino a lì, forse dovevo fare qualcosa in più. Qual è l'atteggiamento giusto da tenere? Il rammarico o la soddisfazione di essere arrivati comunque fino a lì? Ma una cosa che ho detto alle ragazze è che il risultato ovviamente ci ha fatto venire un po' di amaro in bocca, perché avevamo sognato di vincere il mondiale, non di arrivare secondi. Però è stato un viaggio incredibile e ho detto alle ragazze che molto spesso le medaglie possono anche fuorviare al di là del colore, e la cosa più importante è tenersi stretti il come l'abbiamo ottenuto, perché le ragazze hanno avuto un atteggiamento durante tutto il mondiale incredibile, sia di coesione che di consapevolezza. Ma io ho letto da qualche parte, mi perdoni se sono sbagliato, che lei nel 2002, quando c'è stato l'unico mondiale vinto dalle azzurre, se non erro, portava il pulmino della nazionale, è vero? Sì, prima del mondiale la nazionale aveva fatto un torneo a Senigallia e io stavo iniziando il mio percorso di allenatore in maniera un pochino più convinta, e il comitato regionale mi aveva dato la possibilità di guidare il pulmino delle nazionali che erano lì presenti al torneo, e tra queste c'era anche l'Italia. Ma quindi mi sembra una storia già da film. Io ho con me un allenatore di calcio che è Guido Golotti, che ha anche giocato in Serie A nella Roma, nell'Avellino. Ecco, volevo da lui una domanda, diciamo anche da colleghi, anche se di un altro sport, però insomma quando si è tecnici e allenatori molti valori sono, no, gli stessi. No, Guido, prima di tutti complimenti. Certo. Complimenti, perché veramente appassionato, e speriamo, ho sentito le sue parole finita la partita e mi sembra che abbia detto che c'è questo momento da gestire. Ecco, vorrei, se può precisare questo, cioè nel senso, come si gestisce questo momento adesso? Ma alle ragazze ho solo detto che comunque hanno acceso un riflettore importante su di loro, e quindi devono essere responsabili nel usare le parole, perché comunque possono essere, secondo me, o fraintese o comunque a volte montate ad arte. Perché appena atterrati poi c'è stata subito una polemica su un caso che non aveva senso, e credo che le ragazze portino in sé tanti messaggi che a volte possono essere così strumentalizzati, e quindi la prima cosa che gli ho detto di fare attenzione a gestire è stata questa. Poi sul fatto di come gestire una sconfitta in una finale mondiale, solo l'attenzione a rimanere concentrati su una cosa. Io ho detto alle ragazze all'inizio del nostro percorso che diventare migliore al mondo era solo la conseguenza di essere il migliore al mondo, e questa cosa è una cosa che ci deve accompagnare ogni giorno, cioè non dovevamo aspettare di essere migliori al mondo con il mondiale. E quindi ho chiesto alle ragazze di impegnarsi in questo, a essere ogni giorno le migliori al mondo. Poi diventare, siamo andati veramente vicino, però credo che i ragazzi abbiano fatto un lavoro incredibile, e questa idea secondo me deve comunque restare intatta.
Oh, mi pare che abbia già, diciamo, risposto a una polemica che c'è stata oggi su questa presunta esclusione da una foto che poi si è un po' chiarito. Ecco, da una foto di una pubblicità c'era tutta la squadra, meno alcune giocatrici, credo la Egonu e la Silla. Ecco, la sua posizione, no, appunto... No, è questa la cosa, ecco, che spieghiamo. Mi fa sorridere, che dietro la bottiglia... Sì. Nella foto che hanno preso, Silla non è presente perché è una foto dell'ultima tappa della Volleyball Nation League dove Silla era infortunata. Dietro quella bottiglia c'è Serena Ortolani e Paolo Egonu, quindi io non vedo il problema, solo magari il fatto che il grafico poteva fare qualcosa di meglio, ecco. No, però è un problema del grafico, non c'è nessun messaggio dietro su questo, perché c'è Serena Ortolani e Paolo Egonu dietro quella bottiglia. Vabbè, insomma, lei soprattutto per il fatto di Serena, no? Che, insomma, parliamo di sua moglie, no? Sì, per quello. Che era... No, però mi fa strano questa cosa qui, perché viene... Quindi lei non c'è nessun intento, secondo lei, ed è tutto casuale, ecco, questa è la sua risposta? A meno che non voglia nascondere la moglie allenatore. Senta, prima di passare al collega Antonio Criti, approfittare della sua estrema cortesia, ma insomma, ecco, ci fa veramente piacere. Abbiamo accennato a sua moglie, ecco, avete vinto insieme 3 scudetti. Voglio capire, una vita nella pallavolo, anche quando si torna a casa, com'è? Ma a casa siamo bravissimi a staccarci dal lavoro. È una cosa che ci viene abbastanza in automatico. In tanti non credono a questa cosa, che noi non parliamo di pallavolo dentro casa, però è una cosa per noi vitale. Scusate. Prego, 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 prego. Non le dico di bere quell'acqua lì, perché sarebbe uno sponso. C'è? No, non ci abbiamo più forse ancora. Io volevo dire... Cerchiamo di ripristinare la linea, perché non lo sentiamo più. Devo dire una cosa su questa vicenda dell'acqua, ecco, e della foto. Quantomeno però che ci sia stata improvvisazione e anche incompetenza è un dato di fatto. Cioè, la prima cosa è che quest'acqua non... Cioè, io non ho mai visto una nazionale che parte e tu non fai le foto preventive. Cioè, uno sponsor le foto le fa preventivamente. Che manchi la Silla e che hanno ripescato all'ultimo momento una foto dell'anno scorso non è una grande dimostrazione di professionalità da parte del grafico e dello sponsor. Punto primo. Dopodiché, ma tu dopo i mondiali del 2002 fai una foto e non ci metti Paolo Rossi? Dopo i mondiali del 2016 fa la foto, 2006 fa la foto celebrativa e non ci metti Totti? Allora facciamo una cosa, perché dobbiamo ripristinare il collegamento. Lo vediamo questo RVM che ci spiega quello che è successo? Ah, sì, allora vediamo questo RVM su questa gaffe, però ci ha già spiegato Mazzanti cosa voleva dire. Però vediamolo, per chi non sa la vicenda, è giusto ai telespettatori. Allora vediamo questo RVM sulla gaffe che c'è stata su questo sponsor. Ci sono tutte, anzi no, e così scoppia la polemica in rete sulla pubblicità che l'Acqua Oliveto ha pubblicato sui principali quotidiani per celebrare l'argento mondiale delle azzurre della pallavolo. Nella fotografia, un'immagine di archivio, va detto, della scorsa estate e non relativa alla rassegna iridata in Giappone, compaiono così tutte le atlete, ma non Miriam Silla e Paola Egonu. E se l'assenza della schiacciatrice è probabilmente legata alla squalifica che le fece saltare quella partita, è invece quella della 19enne opposto, nata a Cittadella da genitori nigeriani e protagonista indiscussa della splendida cavalcata azzurra in Giappone, a fare più rumore, considerando che la ragazza è coperta dalla bottiglia. Viste le sue straordinarie performance al mondiale giapponese, dove è stata la stella indiscussa, sarebbe come coprire Messi in una foto del Barcellona o Cristiano Ronaldo con la nuova divisa bianconera. Tanto è bastato per far scoppiare la polemica sui social, con gli utenti divisi tra quelli convinti degli intenti razzisti della scelta e quelli che pensano invece più ad una svista. L'azienda da parte sua chiarisce con un post su Instagram l'assoluta buona fede e rigetta ogni insinuazione discriminatoria. Non ho mai visto questa bottiglia, è la prima volta che ne sento parlare. Abbiamo ripristinato il collegamento, intanto noi abbiamo approfittato per far capire ai telespettatori di cosa parlavamo. Antonio Criti è un collega, una domanda... No, ribadisco che è stata sciatteria da parte del grafico e che lo cambiassero, lo licenziassero, questo è il punto, e l'Uliveto credesse di più in questa nazionale. No, una domanda, Mazzanti, la voglio fare, perché è stato l'incubo della partita, immagino anche in qualche modo l'incubo di qualche notte successiva, ma questa Sboscovic è inarrestabile? Era impossibile pensare a
qualcosa che la potesse limitare, frenare, perché veramente è stata un'esibizione. Ricordiamo la Boscovic migliore giocatrice del torneo, è una squadra della squadra dobbiamo, serba che ha vinto. Ci dobbiamo rassegnare a un mostro assoluto, a un, al Messi immarcabile? Abbiamo marcato male la Boscovic e avevamo studiato una cosa, non siamo riusciti a metterla in campo e quindi lei ha fatto poi secondo me cose incredibili anche nel, nel quarto e nel quinto ha fatto colpi d'attacco da, da campionessa e penso che sia al pari di Paola una grandissima giocatrice e comunque abbiamo perso di un soffio, quindi per quanto è forte, ma è lì a un soffio da noi. Allora, io le volevo chiedere un'ultima cosa, non faccio semplici battute, ma il discorso che mi aiuta è un assist il fatto che ci sia la giocatrice parrocchiale nella squadra, per dirle, credo nella sua formazione un po' la parrocchia, l'incontro, l'oratorio, ci sia un po' nei suoi valori e se c'è come li porta avanti in un'attività agonistica di così alto livello? Sì, io provengo dall'Azione Cattolica e quindi penso che tutto quello che ho vissuto e metabolizzato lo porto in palestra, quindi il mio modo di essere è frutto di tutto quello che ho vissuto. E credo che il mio credo sia molto in linea con lo sport, nel senso che credo che la cosa più importante sia mettersi ogni giorno in sfida e il mezzo che ho scelto è l'allenatore e credo che tutto quello che ho sempre così imparato dalle persone che ho conosciuto è stato proprio questo mettersi costantemente in discussione e cercare sempre di esprimere se stessi senza dover per forza somigliare a qualcuno per diventare o per affermarsi, ecco. Qual è la prossima sfida? E con questa la saluto e la ringraziamo tantissimo. Essere i migliori al mondo. Quindi non servono 4 anni, l'appuntamento è più vicino, è quello olimpico? No, ma essere i migliori al mondo non significa diventare, cioè vincere loro. Cosa significa? Essere migliore al mondo significa ogni giorno mettersi lì e cercare di fare qualcosa in più rispetto al giorno prima. Io sono uno ostinato, curioso che non si ferma mai. E essere migliore al mondo non significa vincere una medaglia, significa interpretare la vita in un certo modo. E poi il diventarlo invece è solo una conseguenza di come hai vissuto la tua vita ogni giorno. Quindi credo che questa cosa non mi abbandonerà mai. Poi se ci diventerò un giorno non lo so. La strada è ben tracciata, glielo auguriamo di tutto cuore. Grazie tantissimo Davide Mazzanti, un abbraccio alle sue ragazze e anche alla sua famiglia. Grazie. Grazie mille a voi.